indicazioni sullo stato del negoziato. Tutti voi sapete che il programma di sviluppo rurale è stato inviato a Bruxelles a luglio del 2014 e che dopo l'invio segue questa fase nella quale la Commissione, la DG Agri, invia delle osservazioni che mettono in atto delle modifiche. Allora, queste osservazioni sono, direi, purtroppo, direi, ahimè, arrivate ai primi di gennaio, quindi per circa 5-6 mesi il programma di sviluppo rurale delle Marche è rimasto a Bruxelles in attesa che arrivassero queste osservazioni. A gennaio le osservazioni sono arrivate e siamo rimasti colpiti dal fatto che le osservazioni erano tante, 670 circa osservazioni, ma come accennava prima l'assessore, quando ci siamo recati alla bilaterale a febbraio, il 9 e il 10 febbraio, siamo stati rincuorati dal fatto che anche la Commissione ritiene che il numero di osservazioni che pervengono non sono corrispondenti alla bontà o non bontà del piano, perché l'assessore ricordava alcuni piani sono stati rinviati proprio perché non erano neanche osservati. Allora, da questo punto di vista, quindi, come vi ho detto, a febbraio c'è stato questo primo incontro bilaterale e poi sono arrivate, è arrivato il cronoprogramma di quello che dobbiamo fare, per l'approvazione del nuovo PSR, approvazione che comunque è condizionato dall'approvazione del bilancio europeo e che quindi non potrà per nessuna regione essere approvato prima di aprile-maggio. Quindi ci si è posto, rispetto al lavoro che c'è da fare, anche la considerazione se una volta concordato e condiviso questo lavoro con le organizzazioni e con Bruxelles fosse possibile, possibile approvare il nuovo PSR come lo modificheremo con questo consiglio regionale, perché come tutti voi sapete c'è la questione del rinnovo della legislatura, quindi del rinnovo del consiglio regionale. Ma posto che è possibile mandare questo atto con un atto indifferibile in consiglio fino agli ultimi giorni prima delle elezioni, è nostra intenzione quindi lavorare e tentare di approvare il programma quindi entro maggio, come lo stesso assessore diceva. Allora, da questa slide potete vedere quello che è già avvenuto, cioè, no? Come vi ho già detto, siamo stati a febbraio e è iniziato un cronoprogramma che prevede l'invio di blocchi correzioni rispetto alle osservazioni che, come vi ho detto, sono state tante. Allora, entro lunedì manderemo intanto la parte generale, i primi 7 capitoli del programma di sviluppo rurale a Bruxelles, i primi 7 capitoli che non sono proprio, diciamo così, poco importanti, perché contengono la strategia. Dopodiché nella settimana successiva verrà revisionato, vedete, dovete seguire la parte in eretto della slide, verranno revisionate le misure 16, 19 e 20 che riguardano cooperazione leader e assistenza tecnica. Il leader ha avuto in questo programma di sviluppo rurale una vera e propria valorizzazione, tant'è che ci è stata data la possibilità, senza ritornare a Bruxelles, di fare una videoconferenza per approfondire questi temi insieme con quelli della cooperazione, che intenderemo chiedere a Bruxelles per approfondire queste tematiche. Nella settimana
successiva, come potete vedere nell'ultima parte della slide, guardiamo sempre la parte in eretto, dovremo mandare le modifiche, le osservazioni riguardo alla parte delle misure agroambientali, quindi pagamenti agroambientali, biologico, indennità Natura 2000, indennità compensativa che è stata fortemente osservata dalla Commissione, tant'è che nell'ambito del tavolo verde dell'indennità compensativa abbiamo fatto proprio un approfondimento e ci confronteremo ulteriormente per cercare di mandare le modifiche, fare quella giusta mediazione fra quello che pretenderebbe la Commissione e quello che il nostro territorio richiede, perché c'è da ricordare sempre una cosa: quando si va in Commissione in realtà loro trattano realtà di paesi profondamente diversi della Commissione e quindi a volte pretendono da noi regione con la caratteristica molto differente già dall'Emilia Romagna ma tanto più da altri stati dell'Unione Europea, pretendono adeguamenti a sistemi che non rappresentano bene, e quindi c'è sempre questo lavoro, come ho accennato, di importante mediazione. L'ultimo gruppo di misure che dovremo mandare, vedete lì, sarà sviluppo delle aziende agricole e imprese, servizi di base e rinnovamento, associazione e poi tutte le misure che riguardano il sistema della conoscenza, quindi formazione, informazione e consulenza. Vi ho voluto ricordare lì accanto al numero della misura anche la breve descrizione, perché come potete vedere non è che il programma di sviluppo rurale nuovo 2014-2020 presenterà delle differenze profondissime rispetto al PSR che conosciamo, ma ci sono delle tematiche però la Commissione chiede che vengano ben specificate, come ad esempio l'innovazione, come tutte le misure trasversali sul clima, che proprio perché trasversali devono trovare giustificazione anche in tutte le misure. Ma poi il dottor Bisogni, illustrando soltanto qualche misura più importante, vi renderà anche meglio questo concetto. Ultimo, per farla breve perché ormai ci avviciniamo all'ora di pranzo, ultimo questione che dobbiamo affrontare è che la Commissione europea ci ha chiesto di cambiare, come accennava prima l'assessore, una parte dell'allocazione del piano finanziario, valorizzando proprio la parte e della banda larga e delle misure agroambientali. Perché sempre di più la visione dello sviluppo anche rurale è collegato a determinate altre questioni, come ad esempio la digitalizzazione, ad esempio che indipendentemente da dove ci si trovi nel nostro territorio, area interna o area montana, c'è bisogno ormai di una infrastrutturazione immateriale che permetta all'agricoltore tantissime cose: presentare una domanda con il sistema informativo oppure fare promozione con i metodi moderni, quindi è importante anche questo discorso della banda larga. E allora proprio per concludere questo, cosa succede? Scusate, non sono molto brava. Vediamo in questa slide il confronto delle percentuali, della prima percentuale ad esempio della priorità 2, 21,3% è la percentuale delle risorse allocate nella priorità 2, che è la competitività, nella prima stesura del programma, e invece la seconda percentuale, 29,5%, è la modifica che invieremo. Ma in questo caso questo non è una scelta di aumento di risorse alla competitività, perché come vi ho detto l'osservazione che ci è stata fatta sul piano finanziario è stata sulle misure agroambientali, ma questo dipende dal fatto che l'agriturismo
turismo ci è stato richiesto di metterlo nell'ambito della priorità 2 e quindi questo comporta uno spostamento della percentuale. L'importante poi è che poiché la priorità 4 e 5, che è quella, come vi dicevo, delle misure agroalimentari, ci è stata parzialmente richiesta di essere valorizzata, e la valorizzazione sommando 4 e 5 è intorno a 1-1,5%, le risorse che nell'insieme si dovevano spostare erano circa 30 milioni di euro, quindi da qualche parte bisognava reperirle, e quindi si è ritenuto che fosse la priorità 3, quella quindi della promozione dell'organizzazione della filiera, a essere, come dire, il tesoretto da dove potevamo prendere alcune risorse. Questo senza in nulla diminuire quelle che sono state le risorse che all'aggregazione di filiera è stato dato rispetto al periodo precedente, perché già queste somme riportate sono già nettamente superiori a quanto avevamo allocato nelle filiere nel periodo di programmazione 2007-2013, quindi stiamo parlando sempre di aumenti di risorse, perché diceva prima l'assessore, questo programma vede rispetto al precedente 60 milioni di euro in più, perché erano 480 milioni, sono 539. Nelle altre priorità, cioè la priorità 6, quindi le attività non agricole, come vedete c'è lo spostamento di una piccola percentuale in senso favorevole per queste attività. Ultima slide, quindi la sintesi delle principali modifiche che abbiamo proposto dal punto di vista del piano finanziario sono 17 milioni assegnati alla banda larga. Questo, oltre che essere una nostra scelta per le ragioni che ho detto prima, è anche qualche cosa, diciamo, imposto dal piano nazionale, perché c'è un piano nazionale che ha indicato alle regioni che tipo di investimento dovevano fare sulla banda larga, quasi a dire è stata sì una scelta, ma una scelta vincolata. Poi, come abbiamo detto, l'agriturismo è stato ricondotto dalla priorità 6 alla priorità 2, ve l'accennavo che quella è la ragione dell'aumento della percentuale sulla priorità 2. C'è stato un aumento anche di 5 milioni della priorità 6 per compensare lo spostamento dei punti precedenti. È aumentata l'allocazione, stamattina abbiamo partecipato a un convegno di un'organizzazione sull'agricoltura biologica in cui ci si chiedeva, proprio perché biologico non è soltanto mangiare sano, ma è anche cultura, è anche mantenimento della risorsa organica nel terreno, quindi è preservare il terreno e aumentare le risorse, e ciò è stato fatto. Poi, proprio perché, come poi avrà modo di illustrarvi il dottor Bisogni, l'identità compensativa è una misura particolarmente sotto attenzione della Commissione, si è ritenuto di poter mettere circa 10 milioni, 9,8 milioni sui pagamenti agroclimatici per i pascoli permanenti. Rimane importante poi anche la priorità 1 sulla informazione sul sistema della conoscenza, perché proprio perché il mondo evolve così rapidamente, i giovani che si avvicineranno all'agricoltura saranno sicuramente portatori anche di innovazione e di conoscenza, ma comunque servono e sono necessari occasioni di informazione e formazione sempre più